Forza Italia si riorganizza, Forza Italia rilancia la sua azione politica in una città importante come Fiumicino, è pronta a dare il proprio contributo in questa fase all'opposizione di questa giunta che noi consideriamo del tutto inadeguata, ma soprattutto abbiamo voglia di dare il nostro contributo per costruire la città del futuro in cui il centrodestra, con l'apporto decisivo di Forza Italia, sarà al timone di questa città che merita decisamente di più. Attraverso i social vi diciamo che la politica non si può fare solo attraverso una comunicazione online, serve anche la fisicità. La inaugurazione di questa sede a Fiumicino, per la quale mi complimento con Biselli, con Coronas, con il nostro coordinatore del circolo, con tutta questa comunità, è un segnale di rilancio. Forza Italia vuole un centrodestra unito che conquisti democraticamente sul territorio un comune che già abbiamo governato e che dobbiamo rilanciare. Ho un legame antico, avendo fatto parte del primo consiglio comunale di Fiumicino, comune autonomo, nei primi anni 90, e lo rinnovo ogni volta e chiedo anche agli amici di Fiumicino però di aiutarci a Roma, perché in primavera intanto si voterà anche a Roma e tanti, per motivi di lavoro e di varie ragioni, interagiscono con la capitale. Buon lavoro, in bocca al lupo alla comunità di Fiumicino, e io sarò sempre a fianco degli amici di questo territorio, al quale vogliamo guardare tornandoci con impegno. Bene, siamo arrivati all'apertura di questo circolo, era tanto tempo che ci stiamo lavorando e purtroppo sappiamo tutto quello che è successo, questa epidemia mondiale ci ha allungato un po' di tempo. Questo è un inizio di un percorso, di un rinnovamento, perché io ho sempre detto che la mia carica è stata presa per rinnovare questo partito e rinnovare la classe dirigente di Forza Italia. E questo è il mio impegno, il resto lo vedremo con il tempo. Sicuramente noi tenteremo con tutte le forze politiche del centrodestra di riprenderci questa città. L'apertura di una sezione, di un circolo, in questo caso un circolo di Forza Italia, è alimentare la democrazia. Ogni apertura è un battito in più, quindi a Fiumicino nasce un nuovo circolo di Forza Italia, che è il primo di una lunga serie che alimenta la cultura di centrodestra, quindi su questo sono contento di essere stato invitato dagli amici Coronas e Biselli e altri, Sugamosto, Romani e tutti i dirigenti di Forza Italia, perché ritengo che da Forza Italia possa rinascere anche una cultura di centro che alimenti il centrodestra.